viaggiare andiamo in Alto Adige. Vette maestose tutt'intorno, il cielo terso, la sensazione di galleggiare sulla neve fresca entrando in silenzio, quasi scivolando a far parte del paesaggio. Un'esperienza intensa quella di una ciaspolata sull'Alpe di Luzon. Siamo in una valle laterale della Valle Isarco, in Alto Adige, ideale per le racchette da neve, che richiedono una pendenza non superiore al 25% per evitare il rischio di valanghe. E proprio qui, tra queste montagne arrotondate, 20 anni fa, Franz Hinteregger, precursore di quella che sarebbe diventata una vera e propria moda, cominciò a portare i clienti del proprio albergo a ciaspolare. Ecco qua, se vedete giù qua la Valle di Luzon, e lì dietro sono le montagne di Sarantino, la Valle Isarco, questo è il gruppo Plose, con le piste da sci sul Plose, lì dietro sono le Odle a destra, Sasputia e questa qua, tutta questa qua, la Malga di Luzon. Attraversando alpeggi e abetaie innevate, passando accanto a baite dai tetti carichi di neve e mangiatoie per caprioli e camosci, fino alle bellissime piste da fondo del parco naturale Puez Odle. Un contatto con la natura che perdurerà anche durante il resto della giornata, coccolati nel wellness. Prima consigliamo di fare il nostro ciclo della casa alpina, dove si fa prima la sauna nella roccia di quarzite e poi si va giù nella grotta salina dove si galleggia sull'acqua come sul Mar Morto. Mille parole non basterebbero a spiegare la sensazione primordiale di estremo relax che proverete galleggiando, privi di gravità. Ma per lasciare che l'energia e le vibrazioni della natura diventino un tutt'uno con il vostro corpo, la sauna in prossimità del ruscello, ideale per fare il pieno di forza ed energia. Cambiamo altopiano, diretti all'Alpe di Siusi. Anche qui è impossibile a parole trasmettere la magia di questa zona, al cospetto maestoso dello Sciliar, che come un guardiano mansueto e pacato, nelle sue immense proporzioni, è un accertato luogo preistorico di culto del sole. Il contatto con il cielo sembra ravvicinato in quest'area amata dai cultori dello sci di fondo, ma anche di quello alpino. Con 70 km di piste da sci di discesa e 27 impianti di risalita, tra cui le nuove telecabine da e per Ortisei e da Siusi, che offrono la possibilità di godersi questo sport in un'oasi tranquilla, dove non è possibile girare in auto se non a tarda sera. La zona è limitata al traffico, è un vantaggio enorme perché abbiamo la tranquillità assoluta, abbiamo un impianto proprio di fronte all'albergo, che serve comodamente gli sciatori in salita e anche i clienti che sono alloggiati qui in albergo da noi hanno la possibilità di scendere nel paesino di Siusi. Una sensazione impareggiabile poi quella di nuotare al cospetto dello Sciliar. È possibile grazie al wellness dell'ultimo albergo nato nell'Alpe di Siusi, come ci spiega Ugo Bernardi. Vogliamo dare il massimo dell'ospitalità ai nostri clienti e dimostrare che abbiamo i posti più belli al mondo qui in Italia. Lo sguardo spazia fino alle cime del Sasso Lungo e del Sasso Piatto, che si contendono il ruolo di simbolo dell'Alpe di Siusi, un'oasi tranquilla, immersa in uno scenario fiabesco. Il TG2 torna alle 20:30, grazie dell'attenzione, buona